Allora ragazzi, questo film mi ha ricordato un po' la fiaba di Peter Pan con l'isola che non c'è, però in versione dark. Alessandro è Capitano Uncino, questo è poco ma sicuro. Beh. Tu sei Peter Pan e a te ti tocca Campanellino. O Spugna, puoi scegliere. Forse Spugna. Che ne pensate di questa versione dark di Peter Pan? Nel film sì, ci assomigliamo ma allo stesso tempo siamo molto diversi, quindi sì. Diciamo che si addice molto. Lui è sempre il confermatore, è stato battezzato. Sicuramente io, Alessandro, ho una grande repulsione a crescere, tu lo sai, abbiamo già parlato, il mio rapporto col tempo è pessimo. Invece quello di Testa Calda è un po' diverso, un personaggio che abbiamo costruito cercando di aggiungere un sacco di sfumature a quello che era inizialmente, perché era un po' più dritto. Ma in realtà lui credo che un po' di voglia di crescere ce l'abbia, il problema è che non si è reso conto che è rimasto ragazzino, quindi è un po' un percorso inverso e appunto quasi si convince da solo di avere la responsabilità di salvare questi bambini senza rendersi conto poi invece di essere quello che li porta al patibolo, quindi attraverso una transizione sbagliata per una nuova generazione che lui si è messo in testa ma che non si sa effettivamente quando e come esisterà. Un po' Napoleone, no? Si autoincorona in qualche modo. Così. No, appunto, Testa Calda è a metà tra un carnefice, proprio uno che abusa in qualche modo, e un insegnante, perché c'ha anche il suo risvolto positivo. Sì, ha veramente una linea di mezzo molto sottile che è... Cioè, secondo me la cosa interessante che è venuta fuori da Testa Calda, non per merito mio, per una serie di cose sia di scrittura, è che è un personaggio che non sai mai se lo stai odiando veramente oppure alla fine lo stai amando, perché quando non c'è dici come fanno questi ragazzini senza Testa Calda, quando c'è dici ma forse starebbero meglio da un'altra parte, però alla fine è il salvatore, il carnefice allo stesso momento. L'amore che prova per esempio poi nei confronti di Pisciasotto è una cosa che fa tenerezza perché diventa morboso, ma quella morbosità poi che cosa fa? Crea un percorso di violenza nei confronti di Mondocane, quindi c'è sempre una, ma è la vita un po' così, cara mia.